Ciao a tutti, questo video è dedicato a tutti coloro che dicono che il fotovoltaico non andrebbe bene perché non lavora tutto l'anno, mentre il nucleare o le altre forme di produzione di energia funzionano sempre. Ora, il nucleare in Italia non ce l'abbiamo più, anche se come saprai basta rivolgersi ai nostri cugini francesi. E anche lì d'estate, a motivo del caldo, il nucleare ha grosse difficoltà. Ma parliamo delle centrali termoelettriche che invece purtroppo abbiamo in Italia in grande quantità. A motivo del caldo e della secca del Po, alcune di queste centrali sono in questo momento ferme, mentre altre sono in attesa di essere fermate, a meno che non cambi la situazione e improvvisamente non piova moltissimo. Perché? Perché le centrali termoelettriche hanno bisogno d'acqua a tonnellate per raffreddare i propri condensatori del vapore. Mentre ti sto parlando, sono già state fermate a causa della mancanza d'acqua le centrali termoelettriche di Moncalieri, che è attaccata a Torino, della compagnia elettrica Iren, di Sermide in provincia di Mantova della compagnia elettrica A2A e di Ostiglia sempre in provincia di Mantova della compagnia EP. A rischio abbiamo anche quella di sempre dell'Iren in provincia di Milano a Turbigo, spero di aver detto correttamente l'accento, a Piacenza quella di A2A e sempre in provincia di Piacenza alla casella quella dell'Enel. Purtroppo, a motivo della scarsità d'acqua, della forte siccità, anche diverse centrali idroelettriche sono state fermate. Perché ho fatto sto video? Ovviamente non è che mi rallegro delle disgrazie altrui, però l'ho fatto perché alcuni denigrano il fotovoltaico perché non funziona H24 7 giorni su 7, 12 mesi, 365 giorni all'anno. Ma anche gli altri tipi di fonti di energia possono avere dei problemi e degli stop. Quindi riflettete su questa cosa. L'indipendenza energetica è la migliore delle soluzioni. Ogni edificio dovrebbe provvedere a se stesso e questo ci permetterebbe di risparmiare un sacco di soldi e far bene all'ambiente. Un saluto a tutti da Marco Fai, tuo esperto del fotovoltaico. Ciao!